Martedì prossimo 24 giugno sciopero della sanità agrigentina contro la carenza di personale. Le riserve del commissario Salvatore Messina. L'intervista alla videogiornale. Davide Saglia. Il prossimo 24 giugno, per l'intera giornata, Sanità Agrigentina in sciopero contro la carenza di personale medico-infermieristico all'interno dell'azienda sanitaria provinciale. I lavoratori, tramite i sindacati confederati, hanno già annunciato che metteranno in atto la protesta attraverso un sit-in dinanzi al Palazzo della Prefettura, dove chiederanno inoltre un incontro col prefetto Diomede per metterlo al corrente delle criticità del settore. E le ragioni della protesta, che come hanno reso noto i sindacati, sono state più volte evidenziate, non hanno avuto eco dalla Regione e dalla direzione provinciale dell'ASP. Proprio quest'ultima, attraverso il commissario straordinario Salvatore Messina, ha espresso diverse riserve sull'utilità di uno sciopero che a suo dire aggraverebbe le già esistenti emergenze assistenziali. Io mi trovo inerme di fronte a questa situazione, perché le organizzazioni sindacali sanno benissimo che lo stato di cose che affrontiamo, non solo noi ma tutte le aziende sanitarie siciliane, non deriva dalla mancata volontà delle singole aziende di far fronte alle esigenze di personale, ma da una serie di blocchi, sia per quanto riguarda le assunzioni a tempo indeterminato, quanto quelle a tempo determinato che debbono rispettare il limite del 50% di quelle a tempo indeterminato, derivano da precise disposizioni assessoriali nelle more dell'approvazione del piano della rete ospedaliera. Per cui lo sciopero avrà purtroppo soltanto il risultato di aggravare la già precaria situazione delle singole unità operative delle strutture ospedaliere. Durante il mio periodo di assenza, diciamo così, chi mi è succeduto ha siglato un protocollo con l'assessorato della salute, con il quale si è impegnato a ridurre il personale a tempo determinato di 20 unità. Quindi attualmente noi, rispetto a 4 mesi fa, operiamo con 20 medici in meno. E tra l'altro fatichiamo ad assumerne, soprattutto nelle branche con le quali garantiamo i LEA, cioè medici di pronto soccorso e anestesisti, rianimatori, piuttosto che cardiologi, perché c'è realmente carenza di personale disponibile ad accettare incarichi semestrali.